Ciao ragazzi, bella tutti, ciao ragazzi, sto prendendo la questione, lo caricherò in proprio ora, in questo istante, che mi sto decidendo andare a lavorare. Comunque, cosa ne state pensando di queste prime partite mondiali, di queste grandi sorprese che stanno arrivando, come la sconfitta della Germania, il pareggio del Brasile? Sono state grandi sorprese per questa volta, per questo mondiale. Squadre che erano quote da vincere non hanno vinto. Comunque, un altro argomento della Juventus, che però è ferma sul campionato, che ne pensa di Galon, il giocatore della Russia. Mi piacerebbe portare alla Juve. Il Cech Mosca chiede 15 milioni di euro. 25 milioni, la Juve ne ce l'hanno 15. Poi non mi cala sempre Calvi, come Darmian, che non sta arrivando. Doveva arrivare, ma si stanno ancora fermando per 7 milioni, e ancora la Juve quei 7 milioni in più non li vuole mettere. Non credo che li metterà. Poi Emre Can non mi credo assolutamente, bianco bianconero, sicuro. Sarà un bianconero. E gli altri nomi che si nominano, Milan Savic, ma non credo. Se lo Dio vuole 100 milioni di euro, non credo proprio. Quanto riguarda la bomba dell'attacco, credo, se dovrebbe avere una vera bomba, dovrebbe partire Gonzalo Higuaín. 50 milioni di euro, come la società l'ha messo, 50-52 milioni di euro, e andare subito a prendersi una vera bomba di mercato. Però no, Alvaro Morata, no, perché Alvaro Morata a me come calciatore mi è sempre piaciuto, no?